Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, con il nostro grande Trevor a bordo della T20 preparata, sto andando a compiere una delle cose più lunghe, difficili, rompiballe di GTA 5, ovvero sia il 50° ed ultimo mosaico delle scimmie. Non ho assolutamente idea di che cosa otterrò prendendolo, magari molti di voi le hanno fatte. Vi posso garantire che senza una mappa non è possibile. Manca solamente 1,58 km al raggiungimento dell'ultimo mosaico. Vi ricordo che dovete utilizzare il vostro telefono per fotografare le 50 scimmie sparse nella mappa. E allora ci andiamo, cercando di non rimanerci secchi. Vai Trevor, vai Trevor! 600 metri! Potrebbe essere qualcosa di meraviglioso, potrebbe essere qualcosa di inutile. Non ne ho idea, l'importante era farlo. Allora, il mosaico numero 50 è situato sulla parete nord-est dell'edificio, all'altezza del tetto. Ora io credo che all'altezza del tetto ci sia esattamente il mosaico numero 50, ragazzi. Quindi, fuori il cellulare, dentro la videocamera, mettiamoci vicino alla scimmia, facciamo una foto super fast, che ce l'ho bisogno per la copertina ovviamente, e allora 3, 2, 1, scattiamo la foto. Mosaico 50 su 50, mosaici monkey fotografati. Premo invio. Nuovi articoli dell'abbigliamento sono stati aggiunti al guardaroba di Trevor. Aia! Abbigliamento! Devo andare dove c'è la casa di Trevor, che tra l'altro non deve essere molto lontana. Il rifugio di Trevor... Dove diamine si trova il rifugio di Trevor? Questo è il garage? Dov'è il rifugio di Trevor? È questo. Quanto è lontano? 5 km. Ci andiamo di prepotenza. Avrei potuto prendere anche un... Voglio vedere l'abbigliamento. Vi ricordo che ci sono un sacco di cose da fare su GTA 5. Ho caricato sul canale il video dei 50 pezzi di astronave. Forse c'è un altro... Forse c'è un altro di... rifugio? No, ho solamente... No, il più vicino è questo, ragazzi. Lo raggiungiamo facile. 50 pezzi di astronave vi danno con Franklin la macchina a forma di astronave, un po' strana ma molto divertente. Poi ci sono le 50 frammenti di lettera che vi fanno invece fare una nuova missione sempre con Franklin, e vediamo adesso. Ora sono curioso di vedere che cavolo di c'è un tizio. Aspetta, fatemi mettere il ping. Ok, questo ping mi servirà per dopo. Il problema è che ora non so più dove è la mia casa. C'era una tizia! Ma porco diavolo! E dove c'è quell'anello, tipo? Va bene, lasciamo perdere quella tizia lì, dopo la vediamo dove c'è l'anello, eh. Andiamo? Dai, voglio vedere che cavolo mi sta dando, ragazzi. Super fast, super fast! 2,4 km, siamo praticamente arrivati. Tra l'altro questa macchina tarella di prepotenza. Vai Trevor, 2 km! Sei una cagata, giuro che mi arrabbio, perché ci abbiamo messo 3 giorni per prendere 50 pezzi di scimmia, che in realtà sono 50 mosaici fotografati, ma avete capito benissimo. Andiamo. Ok, vai. Vi ricordo che sto caricando sul canale YouTube ogni tanto dei video news su GTA 6, quindi mi raccomando, tenetelo controllato. 700 metri, non vedo nulla col buio. Andiamo, 500 metri, è 0,5 km. Forza, casa mia è qua. Ok, parcheggio perfetto. Non so come caspita farò a capire dov'è l'abbigliamento. Vai Trevor. Siamo a casa. Che cavolo c'è in casa? Abiti.
Come faccio a sapere come si chiamano? Motocross? Porca fuck! Pattuglia stradale, guardia, immersione, furtività portuale. Ma non so quali... Wow! Non so quali siano! Quali sono? Canotte? Canotta Space Monkey! Go, go, Space Monkey! Che storia! Ci ha dato 5 canotte e i pantaloncini, invece? Slip Space Monkey... Mi sta cambiando le scarpe. Aspetta che non vedo gli slip. Mi ha dato delle parti superiori. Abito Space Monkey. Un secondo, ci ha dato un fottio di vestiti. Non ci credo! Non ci credo! LOL! No, vabbè, dai. No, vabbè. Meraviglioso, meraviglioso. Insomma, ragazzi, con il nostro Trevor siamo riusciti a sbloccare le cose Space Monkey. Io spero vi sia piaciuto questo video. Noi siamo sempre in live su Twitch con GTA. Ragazzi che siete in live, non sto andando via. Mando solo l'outro. Ciao! Che storia, ragazzi! Che storia! No, vabbè, dai. Tenerlo così è tanta, tanta roba.